tutti! Oggi video haul, vi mostro i prodottini che ho comprato sul sito Biovegan Shop, quindi i miei prodotti bio, perché praticamente avevo postato una foto su Instagram di tutti i prodottini appena arrivati e alcune ragazze mi hanno chiesto perché non ci fai il video e ce li mostri, e io l'ho fatto con piacere. Allora, ve lo mostro, vi mostro subito i prodotti che ho ordinato. Innanzitutto, siccome mi era finito, ho ordinato di nuovo l'olio di cocco della Cadì, che è il mio preferito perché veramente è ottimo secondo me. Lo uso come struccante, lo uso principalmente come maschera pre-shampoo e lo uso anche per farmi lo scrub per il corpo, quindi ha molteplici funzioni, veramente ottimo. Io ho usato solo questo qui della Cadì, però se voi ne avete usati altri fatemi sapere giù nei commentini, così proviamo anche quelli, perché io sono sempre curiosa di provare nuove cose. Però per il momento questo mi sta benissimo, secondo me è fantastico. Poi ne va usata veramente una minima quantità anche per quanto riguarda la maschera pre-shampoo, non ne va messa tantissima perché va messa da qui, da metà alle punte, quindi veramente minima quantità, altrimenti va a ungere e non conviene, quindi pochissima quantità e dura a lungo, e quindi questo. Poi un altro prodottino che ero incuriosita, che ho ordinato, è questa crema mani della Sobioetic al karité. Questa è per mani molto secche, sì, e secche screpolate. Siccome sapete ormai che io ho la pelle molto secca, con l'arrivo dell'autunno, quindi con l'arrivo dei primi freddi, perché ormai sono arrivati anche qui, le mie mani tendevano a già seccarsi di più, a screpolarsi, e quindi avevo bisogno di una crema che andasse a nutrire in profondità la mia pelle, e ho ordinato questa qui perché ero incuriosita e ho iniziato già ad usarla, e secondo me è ottima, innanzitutto perché è veramente bella nutriente, si assorbe subito, non unge, veramente bella bella bella. Poi è da poco che la sto usando perché, vedete, questa è bella, si stende bene, non lascia scia bianca, va a nutrire in profondità e si assorbe subito, non unge e c'ha anche un bell'odore. Quindi questa qui per il momento ve la consiglio, poi se mai più avanti ve ne parlerò, quando l'avrò testata bene bene ve ne parlerò e vi dirò come mi sono trovata, però per il momento mi sta piacendo. Un altro prodottino che ero incuriosita e che ho ordinato è questa crema qui della Dr. Organic al melograno. Questa è, non c'è scritto niente in italiano, però è con succo di aloe vera, glicerina, vitamina E, melograno, estratti della frutta, e senza parabene, senza SLS, senza colori artificiali, senza fragranze chimiche, comunque un prodotto bio. Io mi trovo benissimo con i prodotti della Dr. Organic, avevo già usato la crema notte, quella lì al cocco, ottima, che vi avevo già mostrato in un altro video, crema corpo sempre della Dr. Organic, sia all'aloe vera, che lo sto usando ancora, e sia al cocco, e ero incuriosita da questa e sinceramente la devo ancora usarla, quindi ve ne parlerò più avanti. Però sì, questa favorisce il nutrimento della pelle mantenendola giovane ed elastica ad azione antiossidante ed idratante. Quindi la userò e vi dirò come mi sono trovata. Anzi, se voi l'avete usata fatemi sapere nei commentini come vi siete trovate, perché questo dovrebbe essere anche un antirughe. Quindi l'ho comprata per prevenire le rughette e sì, fatemi sapere, questa qui al melograno, fatemi sapere voi come vi siete trovate e che cosa ne pensate. Poi ho
ordinato 3 dentifrici, perché vi ho già parlato che in un altro video, quando vi ho fatto il colluttorio, quello semplice semplice con acqua e sale, vi parlavo dei dentifrici, mi sono un po' documentata, che diciamo che i dentifrici che sono in commercio non sono ideali per la nostra igiene orale, perché vanno con il tempo vanno a bruciare le ghiandole salivari, comunque un po' di cose che non vi sto qui a raccontare, e quindi ora ho deciso di usare solo dentifrici biologici e quindi ho iniziato a ordinarne 3. Il primo che già sto usando è questo qui della Logodent, vedete, e alla salvia e rosmarino, che vi parlavo dei rimedi casalinghi. La salvia è un ottimo dentifricio, e è veramente meraviglioso questo dentifricio. Innanzitutto è non fa schiuma, quindi non contiene agenti schiumogeni. Vi dico qui cosa dice: questo è un gel alle erbe e rosmarino senza tensioattivi, non schiumogeno, per gengive delicate e l'igiene orale durante i trattamenti omeopatici, senza conservanti sintetici e senza fluoro sintetico aggiunto. E vabbè, cosmesi controllata naturale. E io è da poco che lo uso, però mi sto trovando benissimo. È strano, perché noi siamo abituati a quei dentifrici che fanno schiuma. Questo proprio il contrario, non fa assolutamente schiuma, però vi lascia, a parte questo sapore di salvia e rosmarino, perché si sente benissimo essendo naturale, vi lascia questo questa sensazione di questa freschezza in bocca, veramente, e poi lascia i denti molto molto lisci. Questa è una cosa che ho notato, veramente bella. Poi ci si deve abituare, perché ecco, essendo abituati noi a questi dentifrici che creano tutta quella schiuma, questa non facendone proprio, ecco, un pochino come quando si passa agli shampoo bio, no? Che non fanno molta schiuma, la stessa cosa. Però ve lo straconsiglio questo qui, che è l'unico che ho iniziato ad usare. Ci stiamo trovando veramente bene. Logodent, salvia e rosmarino. Poi, altri dentifrici. Ho preso questo qui della Apeiron Natural Care. Penso sia la marca. E però ancora non l'ho usato. Questo è un... vi dico, dentifricio ayurvedico alle erbe, contiene 24 estratti vegetali, senza fluoro e non schiumogena, quindi anche questa, che poi vi dirò come mi sono trovata. Ve lo mostro di nuovo, si vede? Ok. L'ultima cosina che ho acquistato, sempre un altro dentifricio, è questo qui della Dr. Organic al Tea Tree Oil. Sì, e anche questo contiene Tea Tree Oil, aloe vera, silica, mentolo e diverse cosine, senza parabeni, senza SLS, senza colori artificiali, senza fragranza. E vi dirò come mi sono trovata anche con questo, per denti e gengive sane. Sì, allora, Tea Tree Oil, aloe vera, muschio islandese, silica, mentolo e ippocastano. Questo qui. Poi fatemi sapere sempre se l'avete usato anche voi, come vi siete trovati, se siete incuriosite come sono incuriosita io di provarli. Io con quello lì alla salvia e rosmarino mi sto trovando benissimo e ve lo consiglio. Poi ce ne sono davvero tantissimi, anche colluttori naturali, c'è veramente di tutto su questo sito Bio Vegan Shop, ve lo consiglio. E poi mi sono arrivati dei campioncini, mi è arrivato questo campioncino della BB Cream della Sobioetic, che non vedo l'ora di usare. Me ne parlava bene di una mia amica, di questo correttore, di questa BB cream. Poi mi è arrivato lo shampoo
dell'altimilla al cedro e al finocchio per capelli deboli e sfibrati che non ho mai usato. E poi mi è arrivato questo acido ialuronico della Serum HA che non ho mai provato. E quindi questi erano tutti i miei prodottini bio comprati sul sito BioVegan Shop. Fatemi sapere nei commentini cosa ne pensate del video, se siete incuriosite come me a questi dentifrici. E niente, andate a dare un'occhiata se siete incuriosite e se ne avete provato uno di questi prodotti, fatemi sapere come vi siete trovati. Io mi fermo qui, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!